like move to the left, move to the right. Ah, now move a little back and do it thing right. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce for me. I said move to the left, move to the right. Ah, now shake a little bit and move it all tight. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce. We can do it all weekend. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con Bergamo Canestro, il magazine che cerca di affrontare nella maniera più ampia possibile quelle che sono le vicende della palla a spicchi bergamasca. Oggi abbiamo un giovane promettente in studio, è Nemanja Dinčić della Remer Blue Basket 1971 Treviglio. Con lui cercheremo di affrontare sia la realtà della A2 che però anche quello che è l'impatto di un giovane di origine serba, ricordiamo belgradese, in quella che è la realtà di Treviglio. Facciamo un passo indietro però purtroppo e vediamo di parlare di quello che prima è stata la partita di domenica con la sconfitta 7-3-7-5 con la Virtus Roma, una sconfitta che è stata purtroppo pesante per quello che è l'economia generale del campionato della formazione allenata da Adriano Vertemati, una partita affrontata senza in pratica Alan Boswell, che è il secondo straniero insieme a Isley della formazione travigliese. E di queste ultime ore la decisione del sodalizio presieduto da Gianfranco Testa di provvedere a ingaggiare un altro straniero, si chiama Frazier, che mi diceva prima Nemanja arriverà, è previsto il suo arrivo per giovedì, quindi penso che sia un problema esclusivamente di visti e cercare di accelerare quella che è il visto in arrivo dagli Stati Uniti, un playmaker di taglia piccola, da quello che danno le cronache, 1,78 m, arriva da Georgia, non Georgia Tech, sia pure una buona università, ma non diciamo di primissimo livello, però ricordiamo che aveva finito l'ultimo anno da senior a 18-3 partite, quindi pur sempre un bel biglietto da visita, un giocatore importante che potrà dare una mano sicuramente a Tommy Marino in cabina di regia, visto il trattamento a cui è riservato nelle ultime settimane con raddoppi sistematici da parte di tutte le squadre sul playmaker senese. Nemanja, soprannome innanzitutto mi sono dimenticato. Belgradese abbiamo detto, giovanili Beovuk, poi si è arrivato in Italia a Casal Pusterlengo e da quest'estate una scelta di venire a Treviglio. Per fortuna la caviglia, che è stato un po' il tuo problema che ti sei portato dietro nelle ultime stagioni, sembra sistemato. Sì. Qual è l'impatto a Treviglio? L'impatto è positivo, è stato positivo fino a... Purtroppo le ultime due partite le abbiamo perse, erano molto importanti per la classifica. Proprio quella di domenica è stata una sconfitta pesante per la classifica, perché adesso siamo in piena zona play-out, anche se abbiamo una partita a recuperare contro Napoli. Però io mi trovo benissimo sia con i compagni di squadra, sia con lo staff tecnico. Sto bene in campo e anche fuori dal campo con i miei compagni, e per ora non ho niente a dire, veramente mi trovo bene. È un po' l'annata, possiamo dire un po' l'annata decisiva per la tua carriera cestistica. Purtroppo hai perso un po' di tempo, soprattutto per questa caviglia, sono rimando quella a sinistra, giusto? Sinistra, sì. Che ti ha fatto sicuramente disperare nell'ultimo anno e mezzo, che sicuramente ti aveva fermato quello che era un tuo sviluppo importante che c'era stato nelle ultime stagioni. Adesso innanzitutto la caviglia va bene. Sì, la caviglia adesso è a posto, è sistemata. Alla grande? Sì. In trasformazione o rimanere alla grande? No, io vorrei rimanere alla grande. Da buon serbo cosa mantieni a livello cestistico? No, bisogna sempre giocare fisici, duri, e stare sempre concentrati e impegnarsi al massimo per aiutare la squadra a vincere. È un po' il biglietto da visita vostro, giusto? Sì. Passiamo invece a quello che è il futuro breve termine, e abbiamo detto, la partita con la Viola Reggio Calabria sarà rinviata, sì. Se non ricordo male a metà aprile, non ricordo male, dovrebbe essere il 19, ma non vorrei dire una stupidaggine. 19 aprile dovrebbe essere. Vorrei dire una stupidaggine. C'è stata qualche polemica al riguardo, secondo me in questo caso assolutamente pretestuosa, perché la convocazione di Mattia Polumbo con la nazionale Under 18 al torneo Albert Schweitzer è un dato di fatto, e quindi essendo Polumbo un giocatore titolare, non sicuramente il 12esimo o il 13esimo della squadra, è più che legittimo da parte di Trevigliese
di chiedere il rinvio della gara. Succede in tutti i campionati, in tutte le nazioni, quindi non vedo tutta questa sorpresa al riguardo. Posso invece condividere invece altre critiche fatte dall'allenatore di Cagliari, Paolini, riguardo invece quello che è la vicenda della Viola Reggio Calabria. Nella giornata di oggi dovrebbe esserci stato da parte della Procura Federale il rinvio a giudizio della formazione calabrese, in quanto la documentazione riguardante la fideiussione prodotta in estate per accedere al campionato pare non fosse completamente regolare, anzi non lo fosse per nulla, e anzi addirittura non fosse regolare neanche quella del campionato precedente. Questo sicuramente è un dato negativo, in quanto la fideiussione è un documento fondamentale per l'iscrizione al campionato. Ma seconda cosa, più importante, secondo me mette un tantino in dubbio quelle che sono le pratiche, in questo caso della Lega, non della Federazione, sul controllo dei documenti prodotti dalle squadre. E questo fa un pochino pensare sulla correttezza, ma soprattutto sulla linearità del comportamento della Lega Basket, presieduta da Vasciane e diretta da Faraoni. Vedremo comunque nello sviluppo. La Federazione ha detto che ci saranno tempi brevi per quanto riguarda la decisione del primo e secondo grado. L'eventuale terzo grado, che riguarda invece l'alta corte del CONI, avrà tempi diversi. Comunque dovrebbe terminare tutto per la conclusione della stagione. Intanto, questo qui se la formazione calabrese fosse trovata colpevole di falso direttamente o oggettivamente responsabile di questo, comporterebbe la sua esclusione dal campionato, diventerebbe ultima, quindi con la retrocessione diretta in Serie 2 al posto di quella che invece è matematicamente adesso retrocessa, che è il cuore basket Napoli, e verrebbero annullati tutti i risultati delle partite giocate contro la formazione calabrese. Quindi qualche squadra, quelle che addirittura come Cagliari, che hanno vinto entrambe le partite, si troverebbero con 4 punti in meno. Quindi una bella rivoluzione della classifica, che sicuramente in questo momento non è particolarmente positiva per Treviglio, che si trova terz'ultima, ma purtroppo si trova dietro la Virtus Roma, che vanta il 2-0 nel confronto diretto. Torniamo invece a quello che è la realtà di Treviglio, ma soprattutto di Nema Dincic. Cosa ti piace di più e cosa ti piace di meno? No, qui a Treviglio veramente non ci sono le cose che non mi piacciono, perché tutti gli allenamenti si fanno, cioè sono veramente tosti ed è quello che serve a tutti noi per mantenere alto il livello, no? Compagni di squadra sono tutti veramente bravissimi, mi hanno colto benissimo appena sono arrivato a gennaio, mi hanno dato una grossa mano a farmi entrare nel sistema e niente, veramente. Sei Non... soddisfatto di quello che hai fatto fino adesso in maglia trevigliese? Sì, stavo rientrando, ero fermo da 9 mesi per l'intervento subito alla caviglia e quindi ho dato il mio massimo, poi magari potevo fare qualcosa in più, però credo di aver aiutato. Di Dal tuo punto aiutato di la vista, squadra. comunque, sei soddisfatto della Sì, scelta. sì, sì. Torniamo invece a quello che è un po' più ampio. Tu sei arrivato da, possiamo dire, da piccolo, nel senso non di statura ma di età, Sì. qui in Italia. Soprattutto sei arrivato a Casal Pusterlego, Codogno. Qual è stata la difficoltà più grossa che hai trovato? No, quando sono arrivato non sapevo dire una parola in italiano, quindi però poi man mano andavo, cioè, sto andando ancora a scuola, quindi appena ho imparato la lingua è diventato tutto molto più facile, più semplice. Da un punto di vista invece cestistico, hai trovato tanta differenza. No, magari, anzi sì, perché da noi in Serbia quando siamo giovani ci insegnano di più ad attaccare uno contro uno o... Invece qui in Italia la cosa che mi ha sorpreso è che anche da giovanissimi, quando abbiamo, non so, magari 10-11 anni, iniziano già a insegnare il tiro da fuori, mentre in Serbia queste cose non si fanno, Viene si fanno naturalmente più dopo. avanti, se 16-17 anni si inizia a lavorare di più sul tiro.
Diciamo che se dico che c'è in Serbia, anche grazie a come vengono chiamati là i professori di pallacanestro, se dico che c'è più cura del fondamentale individuale e da noi invece c'è un pochino di più di tattica, dico qualcosa di sbagliato. No, è verissimo. Ed è quello poi che paghiamo alla fine quando andiamo un pochino a livello un po' più alto, È vero, è mi vero. spiace Qui dirlo. si lavora tanto sulla tattica, che non è sbagliato, anzi. No, no, però alla fine però arriva, da quello che conosco io il basket dell'Est Europa, viene alla fine del processo di costruzione del giocatore, quando qui invece arriva invece a metà della costruzione. Già a livello giovanile si opera tanta tattica, mentre io vedo nelle giovanili, a prescindere dalla fisicità diversa, ma quella fa parte della razza, una razza serbo-croata sicuramente ha fisici sicuramente molto più dimensionalmente più grandi dei nostri, però da un punto di vista invece dell'abitudine al tiro, dell'abitudine al giocare uno contro uno, questo è evidente, è una scuola completamente differente. Torniamo invece a quello che è il futuro. Adesso salta la viola, come si dice, arriva il nuovo americano Sì, poi e andiamo a poi si Latina. va a Latina, che ha probabilmente uno degli americani più forti del Sì. campionato. Ti ha fatto Sì, impressione? non ci ho mai giocato contro, però quando ero arrivato da i primi, mi ricordo di Raymond quando giocava a Biella, l'ho visto giocare veramente un giocatore che fa Solido tanta differenza, fa sicuramente, tanta differenza a non questo magari livello. assolutamente non spettacolare, ma assolutamente tanto solido, si Sì. può dire. Di quelli che hai visto in campo fino adesso, chi è che ti è piaciuto di più? Non lo so, ci sono tanti, tanti giocatori forti veramente. Ad esempio nella nostra squadra, siccome c'è uno dei tiratori più. Non ho mai visto un tiratore del genere come Alan Vosby, veramente. Tiratore puro, diciamo. Sì, ma non ho mai visto neanche. Andavo a vedere anche le partite d'Eurolega ogni tanto, non vedevo uno che tirasse come lui. Mentre a livello di giovani, chi ti piace? Mi piacciono tutti, Treviglio sta attenta tanto alla crescita dei giovani, lo si vede, siccome è la società che fa giocare di più i giovani praticamente. Poi ci sono, a partire da Andrea Pecchia, a Mezzanotte, anche Palumba ha un ruolo molto molto importante che ha solo 17 anni, quindi. È ancora piccolo, Ancora diciamo. piccolo, sì, però ha un ruolo importante, deve prendersi. Diciamo, si sente responsabile già a quest'età. Certo, Ha un bel futuro avanti, come tutti voi, penso. certo, certo. È quello su cui dobbiamo puntare. Chiudiamo con un'ultima domanda. Governo Svesto, Partizan? Partisan. Ok, perfetto. E andiamo così in chiusura della prima parte della nostra trasmissione, diamo quindi alla regia, alla linea, alla regia. Torniamo in studio e come al solito affrontiamo quella che è l'altra metà della A2 maschile nazionale della provincia di Bergamo, vale a dire la Bergamo Basket 2014, che sabato sera al Palanord ha infilato il terzo risultato utile consecutivo, battendo Orzi Nuovi, che così rimane ultimo da solo in graduatoria, ribaltando anche il meno 17, se non ricordo male, o 16 probabilmente, dell'andata. Quindi doppio risultato positivo, partita sicuramente di buon livello, 3 su 4 della gestione Giancarlo Sacco ed è proprio l'allenatore pesarese che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Giancarlo. Buongiorno a tutti. Allora, ho detto 3 su 4, ma già parlavamo ieri, hai ancora un po' sul gozzo la partita con la Fortitudo. Sì, beh, quella lì ci è rimasta un po' lì, insomma, che come ti ho già detto, quando perdi con la prima in classifica e te sei l'ultimo in classifica, devi solo tacere e non puoi lamentarti di nulla, ma nella realtà dei fatti. Quei 2 punti, insomma, ce li meritavamo tutti e ci mancano, però ad alleviare la sofferenza è il fatto che magari le altre squadre impegnate con noi in fondo alla classifica poi hanno ottenuto anche loro dei risultati, per cui quella partita lì poi alla fine probabilmente non, vinta o persa, non cambierà di molto la nostra situazione.
rimane comunque invece un percorso positivo in queste quattro giornate, da un punto di vista delle prestazioni. Sì, soprattutto per la continuità, era la cosa che mi preoccupava, comunque era la cosa più temibile, perché ovviamente con un cambio di allenatore, un giocatore nuovo che arriva, una situazione di impatto ambientale, caratteriale, ecco, spesso capita che una squadra comunque sì, abbia non è sempre tutto così automatico, ecco. No? Però ecco, per riuscire a portarla avanti poi è quella la cosa fondamentale, il lavoro quello vero. E quindi sono contento perché stiamo dimostrando continuità, e anzi ho appena finito di rivedere la partita dell'altra sera con Brescia, mi sembra che abbiamo giocato, abbiamo fatto sempre comunque in queste tre partite, in queste 3-4 partite abbiamo fatto dei passi avanti, e nell'ultima poi eravamo anche in condizioni fisiche un po' così di emergenza, e nonostante l'emergenza insomma non si è notata, non credo che nessuno si sia accorto che fossimo in emergenza, e anche questo è un dato molto molto importante. Possiamo uscire un attimo da quella che è la realtà per arrivare a quello che è un po' la problematica del momento. Ti sarai sicuramente accorto che il tuo collega Paolini di Cagliari è stato deferito per le dichiarazioni, e sinceramente non voglio prendermi responsabilità, non voglio darti responsabilità, sinceramente tutto quello che ha detto era assolutamente condivisibile, perché obiettivamente ci sono dei dati di fatto incontrovertibili. Il tuo punto di vista riguardo? Ma allora, ci sono due punti di partenza. Uno, che con Ricky Paolini siamo più che fratelli, cioè proprio abbiamo un'amicizia profonda che nasce quando avevamo 6 anni. Provenite tutti dalla Victoria Libertas, giusto? Esatto, io sono stato allevato e cresciuto da suo padre, Carisio Paolini, che è stato l'allenatore storico delle giovanili di Pesaro, ha vinto una decina di titoli giovanili, non uno, quindi... siamo veramente, ripeto, ci consideriamo quasi fratelli, insomma, ma nel vero senso della parola. Ha detto delle cose facilmente condivisibili, e se c'è da aprire un'inchiesta è da aprire sulla commissione o chi doveva fare dei controlli e verificare che le varie fiduzioni, le varie documentazioni presentate da 32 squadre di A2, non 50 o 60, ma 32 squadre di A2, poi si rivelassero ai controlli effettivamente regolari. Quindi non c'è da mettere sotto inchiesta chi si pone delle domande, e chi ovviamente a 4 settimane, a 4 partite dalla fine del campionato si trova a dover fare dei conti per capire se è salvo, non è salvo, playoff, play out, quello che è la sua situazione. Ed è tutto ancora campato per aria, mi sembra che sia il minimo che potesse dire lui, ma come dice lui, la cosa un po' avvilente è che tutto un movimento, cioè ci sono altre 31 squadre che hanno seguito le regole, perlomeno penso tali, che hanno seguito le regole, che hanno presentato documentazioni in regola, e poi non si sa come, cioè, nel rispetto proprio di chi rispetta le regole. Per cui la cosa che lui si chiede, che mi chiedo anche io, è: ma questi controlli poi sono stati fatti o non sono stati fatti? Cioè, è questo da chiedersi, come sono stati fatti, perché dalla rete dei controlli sfuggono puntualmente. Anche questo non è una cosa che dico io, ogni anno negli ultimi 10 anni, se facciamo il conto delle società che o sono sparite o sono state stromesse o sono state penalizzate di punti in classifica, cioè non è da ufficio inchieste, basta leggere i giornali, quello che ha detto Ricky Paolini lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, quindi c'è poco da fare delle inchieste, o in federazione non leggono i giornali. Sì, tra parentesi, poi in questo caso questi controlli erano imputabili alla Lega, che è peggio ancora, perché un organo direttamente, adesso non voglio... che è un organo direttamente legato alle società, quindi mi sembra una cosa ancora peggiore da un certo punto di vista. Sì. Perché se le società non vogliono controllarsi, mi diventa veramente un pochino difficile
riuscire a capire come funziona il tutto. Ripeto, su delle documentazioni arrivate a luglio, di cui si poteva chiedere un controllo con una banale richiesta a tutte le emittenti delle fideiussioni, non propriamente esatto. Un'impresa di quelle titaniche. No, no, proprio no. Una volta si poteva dire che dovevi chiedere e fare, adesso con posta elettronica certificata esatto. E quant'altro, bastava far partire 32 email identiche a 32 indirizzi esatto. Delle emittenti. Delle banche o degli istituti di credito o di altre che avessero emesso le fideiussioni a conferma della veridicità del foglio arrivato in Lega, cioè una cosa banale che si fa in qualsiasi ufficio esatto. Del più basso livello, come si suol dire. La mia domanda è rivolta a te allora come giornalista, come mai voi in tutta Italia se non poche sporadiche uscite giornalistiche hanno fatto presente questa cosa, quando invece dovrebbe essere anche dal punto di vista mediatico comunque dovrebbe sollevarsi un polverone non da poco, ecco. Quindi un po' tutti siamo messi. Ci stiamo trovando in una situazione, direi, kafkiana, se mi consenti il termine, perché si sta ribaltando un pochino le posizioni, cioè chi è in torto accusa chi ha seguito le regole, cioè sembra quasi che a questo punto che chi segue le regole sia in difetto, e la cosa mi risulta un pochino... Io l'altra sera tornavo da casa, da Pesaro a Bergamo, in autostrada, il 90% delle macchine che mi superavano il limite dei 130, il 95% c'era al volante chi guidava digitando e mandando messaggi o guardando l'iPad, camion in terza corsia che sorpassavano, tir. Cioè, e alla fine poi ti sei sentito anche suonare magari, no? Ti sei anche sentito suonare dietro, come si suol dire. Sì, tu che sei in regola, che fai le cose come si deve, sei fuori dal mondo, sei la mosca bianca. Passiamo invece a quello che è il finale di campionato. La matematica dice che devi giocare a questo punto, dà quasi per scontati i play-out. Ci sarà da verificare soprattutto però questa situazione, perché affrontare Napoli o non affrontare un'altra squadra nel momento attuale cambia notevolmente, giusto? Sì, è ovvio che Napoli è una squadra che ha dimostrato sul campo insomma, di avere delle grosse problematiche, poi tolta Napoli nell'altro girone c'è tutto un gruppo di squadre, tra l'altro anche fra virgolette importanti, Treviglio abbiamo visto che proprio ieri ha tesserato un nuovo americano, quindi sarà importante uno conoscere l'evoluzione di questa faccenda per capire poi tra l'altro queste retrocessioni come verranno gestite, però ecco la cosa finisce lì per noi, abbiamo 4 partite, abbiamo da lavorare, abbiamo ancora da fare dei passi avanti, dobbiamo garantirci ovviamente, anche se quasi matematica, ma c'è ancora un quasi, l'ingresso nel play-out, però ecco il nostro obiettivo deve essere quello ogni giorno di fare un passo avanti per migliorare, per arrivare ai play-out nella giusta condizione, nella giusta testa e a prescindere da chi ci troviamo dall'altra parte. 2 anni fa ho fatto i play-out con Recanati e ci siamo trovati a giocare contro Roma, Virtus, quindi il paesino non dico neopromosso ma quasi in A2 contro una squadra che ha vinto l'Intercontinentale, blasonata e blasonatissima e con un roster pazzesco, poi però ci arrivammo veramente bene, ci arrivammo preparati, lavorammo bene tutto lo staff, la società, ci lavorò tutti bene e riuscimmo a portare via quel play-out con un 3-1 anche abbastanza tosto. Bisogna arrivare preparati, bisogna prepararsi con cura. Quindi questo deve essere il nostro interesse in queste settimane, non pensare di là se sarà Napoli, se sarà Roma, Treviglio o chi altro, ci deve interessare poco. Ieri
quando ti ho fatto la domanda, ci siamo sentiti, ti ho fatto la domanda su cos'era l'aspetto che volevi, speravi che migliorare, vuoi ripeterlo anche oggi? Qual era? Non me lo ricordo. La gestione dei dopo break. Sì, infatti anche ieri, l'altro ieri, se è presente la partita, eravamo più 21, anzi a più 19, e ovviamente c'era in ballo il discorso della differenza canestri, perché avevamo perso di 17 l'andata. Ed era 2-3-4 azioni che si stava giocando un po' così, sul velluto, senza concentrazione, senza attenzione. E quindi a 5 minuti dal termine ho chiamato time out per ricordare alla squadra, per riportare la squadra a rimanere concentrata, a portare via questa differenza canestri che diventava veramente vitale, che poteva essere veramente una cosa importantissima, e a non far rientrare uno di noi, perché mi sarei aspettato comunque una reazione o un tentativo per recuperare qualche punto nel divario. Sì, abbiamo ogni tanto ci sediamo ogni tanto sugli allori, facciamo 3-4 cose fatte bene e poi ci sediamo un attimo, oppure ci sentiamo autorizzati magari nel fare qualche scelta un po', fra virgolette, scellerata o evitabile, e questo è un qualche cosa che dobbiamo ancora limare, perché poi arriveranno anche le partite, quelle punto a punto, quelle difficili, sotto pressione, dove certe cose non ce le potremo permettere. Sabato sera al Palacarnera Udine, Sì. una delle piazze, me lo, mi consenti che insieme a Via Partigiani, il Palacarnera, sono un po' i palazzetti storici della pallacanestro italiana. Sì, io poi che sono più di 30 anni che calco il parquet, effettivamente senza nulla togliere alle altre piazze, però quando entri in certi palazzetti qualche cosa lo senti, cioè nell'aria la respiri, c'è la Non è storia, la ci stessa cosa, sono giusto? giocatori Sono che sempre hanno veramente... palazzetti, ma non è la stessa cosa. No, no, non è la stessa cosa, assolutamente. È molto più bello, perlomeno per me che ho avuto modo di conoscere, di vivere tante generazioni di giocatori, di squadre, di campionati. Sai e hai visto chi ha calcato quei parquet, chi ha fatto canestro in quelle palestre. Insomma, è una bella cosa, insomma, è un'emozione bella, positiva. Per Una chiave? la partita? Sì. Ma oggi è ancora un po' prestino perché dobbiamo ancora cominciare il lavoro su Udine. Io li ho visti giocare a Jesi per le finali di Coppa di Lega e mi è sembrata una squadra comunque molto fisica, molto, molto solida, come sono un po' tutte le squadre di Lino Largo. Per cui probabilmente sarà importante avere delle buone spaziature in attacco e una buona circolazione di palla, perché loro negli spazi piccoli, nell'area, con la volumetria che occupano giocatori così pressanti, così grossi, potremmo andare a cercare delle grane se non allarghiamo gli spazi, se non giochiamo in spazi più grandi e quindi di conseguenza più facili da attaccare. Grazie Giancarlo, appuntamento Grazie alla prossima e in bocca al lupo per il a proseguo. te. Grazie. Cretino, buona giornata. Torniamo in studio e facciamo un'ultima parentesi per quanto riguarda questa seconda parte della nostra trasmissione. Parliamo della Serie B. È arrivata una importante vittoria da parte della Liseo Serratura e Alto Sebino Costa Volpino in casa contro un avversario difficile come il Basket Lecco. Questa è una vittoria che riconsente alla formazione allenata da Max Giubertoni di riagguantare Palermo. Mancano 4 giornate al termine e le chance per la formazione Sebina di evitare l'ultima piazza, che al momento è assolutamente dei siciliani, essendo a favore dei Sebina a differenza canestri, un obiettivo che sicuramente è nelle corde di Mazic e compagni. Passiamo invece all'altra
squadra, la quarta delle squadre bergamasche che fanno i campionati nazionali. Questa settimana siamo riusciti a fare un 3 su 4 che è positivo, e parliamo quindi della Fassigrue del Vais Albino, che è andata a vincere in casa col fanalino di coro da San Martino Lupari, che all'andata gli aveva invece inferto una delle sconfitte più amare ma anche più secche della stagione. In collegamento abbiamo, come al solito, il nostro ospite graditissimo, l'allenatore della formazione seriana, Giuliano Stibiel. Giuliano, mi senti? Sì, ciao, buonasera. Sì. Quella San Martino era stata una delle sconfitte forse più pesanti, giusto? Sì, è vero, è stata la sconfitta, penso, anche proprio numericamente. Abbiamo preso 25 punti all'andata, quindi sicuramente è stata una delle sconfitte più pesanti. Ci siamo, diciamo, vendicati al ritorno, dai, è andata bene. Una situazione in classifica adesso che diventa un pochino più, tra virgolette, tranquilla, no? Sì, diciamo che le ultime due sconfitte, le contemporanee, le ultime, scusa, due vittorie, le contemporanee sconfitte avversarie ci hanno dato un po' più di respiro, quindi ad oggi la classifica ci sorride un po' di più, dai. E quindi vi consente di andare un pochino anche più tranquilli a quello che è un'altra gara, un altro confronto diretto che vi aspetta lunedì di Pasqua, in una giornata abbastanza, nel Monday night, no? E andate a giocare a Carugate, che vi aveva dato una sconfitta in casa, anche lì frutto di una prestazione obiettivamente abbastanza scialba da parte della vostra squadra. L'avete tenuto bene per la prima parte della gara, nel secondo tempo obiettivamente vi eravate arenati in attacco in maniera molto evidente, e quindi l'ideale sarebbe riuscire a chiudere questo trio di vittorie per, non dico archiviare definitivamente, ma porre un decisivo passo in avanti verso la salvezza. Beh, noi andiamo là sicuramente con la convinzione di voler vincere la partita, nel senso che in casa ci ricordiamo bene la figura che abbiamo fatto con Carugate, vogliamo andare lì e portare a casa i due punti. Non sarà facile assolutamente, però insomma ci proveremo come tutte le partite, speriamo di tornare dal lunedì di Pasquetta con una bella sorpresina nell'uovo, dai. La chiave anche per te di questa gara contro Carugate, che ha cambiato un po', è diventata dimensionalmente un po' più grande con l'arrivo di Fabbri? Sì, Carugate fisicamente è il quintetto più alto in assoluto della 2, c'è una giocatrice di 2 metri e del Nite che sarà 1,93-1,94. Quindi sicuramente loro fanno tantissima zona e prediligono i ritmi bassi, e noi invece dovremo assolutamente fare una partita all'arrembaggio, pressare tutto campo, correre, tenere i ritmi molto molto alti. Quindi vedremo alla fine chi farà più canestro, per carità, ma il nostro obiettivo è quello di tenere i ritmi della partita molto molto alti, con rotazioni molto ampie. Sì, anche perché se giochiamo a bassi ritmi, rischiate con le percentuali che avete in questa stagione di non fare tanti punti. Se alzate il numero dei possessi, probabilmente la cosa diventa meno sensibile. Secondo me noi per andare a vincere a Carugate abbiamo solo questa possibilità. Se giochiamo, ripeto, a ritmi bassi, piano, adeguandoci al loro ritmo, per me non abbiamo una chance. Se invece andiamo lì correndo, facendole correre, stancare, attaccandole dove vogliamo noi, ce la possiamo giocare. Questo sarà l'obiettivo. Chiudo con un'ultima parentesi, che non è una squadra che alleni tu direttamente, ma voglio ricordare che giovedì sera, se non vado errato, domani sera, c'è l'ultima partita dell'Under 18 Elite, è lo scontro al vertice con Costa Masnaga in casa, c'è in ballo una delle posizioni per andare all'Interzona con con un sorteggio migliore, malgrado qualche assenza. La squadra allenata da Stazzonelli è ancora al seconda posizione, è sicuramente una cosa importante per la pallacanestro femminile e giovanile bergamasca. Grazie. Sì, sicuramente. Grazie, speriamo Giuliano. Speriamo che vincano. Grazie a voi. Grazie Giuliano, buona Pasqua e speriamo anche buona Pasquetta, no? Altrettanto. Un saluto a tutti, grazie. Grazie. Buonasera. Torniamo in studio velocemente per dare la linea alla regia. E siamo quindi alla terza e ultima parte della nostra trasmissione e andiamo a parlare di quelli che sono il campionato di Serie C maschile regionale. Prima un rapido accenno a quello che è stata forse la migliore prestazione in stagione dell'Evolut Romano Basket, che ha vinto in casa 78-71 contro una delle big del campionato come il Gazzada Schianno, un Gazzada che aveva in panchina per la prima volta una vecchia conoscenza della pallacanestro bergamasca come Paolo Garetto.
ma dobbiamo dirlo, trascinata ancora da quello che è una costante di queste partite della formazione bianconera romanese, vale a dire un'ottima prestazione da parte di Enrico Mazzanti, la formazione allenata da Maioli e Paris. Ha collezionato quella che è la terza vittoria nelle quattro gare disputate nella pool promozione e ribadisce quello che è la speranza di potersi giocare fino alla fine le proprie chance di accesso ai playoff. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie C maschile regionale, Silver è arrivata all'ottava vittoria nelle ultime 10 gare disputate della Persico Stampi Seriana Basket, che dopo un invio di stagione problematico, vuoi una caterva di infortuni che non stiamo ad elencare, sembra aver trovato finalmente la propria dimensione. In collegamento dovremmo avere il presidente della Seriana Basket, Marco Rizzi. Marco, mi senti? Sì, ti sento. Buongiorno, Allora, ciao. già. Allora, Marco, era partita malissimo la stagione, non se ne avete infilato non tanto i risultati negativi quanto infortuni a catena di ogni genere, giusto? Beh, infortuni a catena e soprattutto anche un gioco che non era quello sicuramente dell'anno prima. Abbiamo dovuto prendere un po' le misure tutti e dopo un periodo molto molto difficoltoso, poi per gli infortuni che sono stati anche piuttosto forti e si sono protratti anche nel tempo, abbiamo dovuto fare un po' quadrato e poi niente, per arrivare già adesso in cui si è tornati a dei livelli decisamente più alti, insomma, ecco, che forse ci aspettavamo, ecco. Ecco, ricordiamo che nelle ultime 2 stagioni siete sempre arrivati alle semifinali playoff per andare in C-Gold, no, giusto? Quindi avete Sì, il sempre risultato sfiorato era quello l'impresa, e come si suol dire. Anche sì, se era anche un po' il tentativo anche anche di quest'anno. per quest'anno, insomma, ecco. Ricordiamo comunque che voi non avete mai accettato ripescaggi, avete sempre detto che volevate salire sul campo. Sì, ecco, c'è stato anche offerto, però a noi piace viverla sul campo e sicuramente guadagnarcela sul campo. È un'altra soddisfazione, poi soprattutto anche per i nostri ragazzi vorrebbe dire avere anche, c'è cioè un gruppo che può fare anche il salto di qualità, insomma. Diciamo, una legittimazione sul campo. Assolutamente sì e direi è quello che cerchiamo sempre, insomma, ecco. Ecco, Marco, se non vado errato, dopo il risultato dell'ultima giornata, dopo la vittoria che avete fatto a Gussago contro l'Olimpia Lumezzane, per la prima volta in stagione siete in zona playoff, giusto? Sì, in effetti guardando la classifica oggi saremmo al sesto posto. Siamo stati al dodicesimo, all'undicesimo, al nono, cioè l'ottavo e finalmente siamo arrivati in zona playoff. È vero che la classifica è cortissima, per cui una sconfitta o due sconfitte ci rimanderebbe nei playout piuttosto che nel limbo. Però oggi come oggi, cioè, godiamoci questo e pensiamo alle prossime partite che saranno determinanti. Comunque, l'obiettivo è il solito e poi se arriva anche l'obiettivissimo, mi lasci questo termine un po' tirato, Noi non non ci vi tirerete indietro. tireremo indietro, ecco, non ci tireremo indietro, cercheremo di onorarlo se ci sarà la possibilità. Non è l'unico nostro obiettivo, però sicuramente è un obiettivo, cioè, importante che ci piacerebbe prima o poi ottenere, insomma, ecco, riuscire a conquistare, ecco. Vogliamo parlare invece di quella che è l'altra faccia della Seriana Basket, vale a dire le giovanili? Sì, che sono un po' quello che più a me sta a cuore e quello per cui lavoriamo settimana per settimana e stiamo lavorando ormai, cioè, da anni per creare una realtà sempre a livello dilettantistico, sempre a livello di impegno sul sociale che ci porti a essere anche competitivi, cioè magari anche nei campionati giovanili, insomma, ecco. Ecco, ricordiamo, Seriana Basket è un po' quello che è lo sviluppo di quello che è stato il primo club di cui tu sei stato fondatore e presidente, vale a dire il Basket Nembro 75, che rimane un po' la base di inizio di tutto quanto, giusto? Sì, è la base e l'inizio insieme, cioè, a noi nel proseguo poi degli anni si sono unite un po' le realtà, cioè attorno, cioè a noi, e non a caso il nome Seriana
la dice lunga su quello che noi intendiamo fare. E attorno a noi appunto ci sono stati questi amici, c'è Alzano, Villa di Serio, c'è Albino, che ci hanno permesso di creare questo gruppo che fa un po' da riferimento almeno per la Valle Seriana. Ecco, vogliamo adesso uscire, ti porto un pochino fuori da quello che hai seminato esclusivamente dalla Seriana, per chiederti invece cosa manca alla pallacanestro bergamasca. Qual è il suo difetto? Allora, questa è una bella domanda, è una domanda anche difficile, anche... Diciamo complessa, ecco. Ecco, complessa, anche perché entrare in casa d'altri è sempre molto difficile. Sembra sempre tutto facile, tutto semplice, poi invece le realtà sono diverse. Però sicuramente Bergamo, nella fattispecie la città e la provincia, escludendo magari Treviglio, che è una realtà che ormai è consolidata e che quindi fa un po' il suo, però c'è stato sempre un po' poca aggregazione, il fatto che magari ognuno guardava il suo orticello, ognuno stava in casa sua senza uscire. Sicuramente un problema sono anche le disponibilità di palestre piuttosto che anche di allenatori, e si sa che senza allenatori bravi difficilmente si riescono a ottenere dei giocatori buoni e di livello. Ecco, e quindi c'è tutta questa serie di cose che secondo me porta a fare di Bergamo una realtà molto importante per i numeri, però purtroppo secondo me un po' per la qualità e un po' anche per le metodologie siamo ancora magari un po' indietro, cioè rispetto a altre realtà, insomma, ecco, almeno questo è quello che penso io. Poi ripeto, è sempre difficile fare anche dei raggruppamenti di società o comunque delle unioni di intenti, perché poi ognuno rimane un po' sul suo, si sa che queste cose durano un periodo e poi magari poi si sciolgono, insomma è sempre difficile far quadrare delle teste diverse e delle realtà diverse. Possiamo dire che un grosso aiuto allo sviluppo della tua attività, della vostra attività, scusami, sia arrivato col palazzetto di Alzano? Ma sicuramente sì, noi dobbiamo anche dire che senza il palazzetto di Alzano oggi noi negli altri comuni non avremmo un palazzetto omologato per la Serie C. Ecco. E al di là di questo, sicuramente un palazzetto anche così ci ha dato visibilità, ci ha dato la possibilità di portare anche tanta gente in palestra, perché noi abbiamo anche alle partite della nostra Serie C dalle 400 alle 500 persone più o meno sempre. Ecco. E quindi questo palazzetto è stato per noi una boccata d'ossigeno, e senza quello sicuramente non saremmo magari qui a fare anche questi discorsi in prospettiva. Ecco, è chiaro che avendo anche una struttura così si può anche pensare a migliorare ulteriormente, però la struttura è fondamentale. Non a caso stiamo lottando e cercando col comune di Nembro di avere anche, cioè a Nembro, una struttura adeguata, e sembra che il comune adesso si sia orientato a fare questo sforzo, insomma, ecco, questo per noi sarebbe un ulteriore e successivo step per crescere ancora in numeri, in qualità, in quantità, insomma in tutto quello che è la crescita, ecco. Hai parlato di step, qual è il prossimo step della Seriana? Ma lo step della Seriana sicuramente è di crescere dal punto di vista tecnico. Ecco, noi abbiamo la presunzione di avere dei buonissimi allenatori, anche molto giovani, stiamo facendo crescere anche due o tre nostri giocatori che allenano già, tipo Comerio, Orlandi, eccetera, e quindi il nostro step è di far crescere queste realtà. Stiamo con Merelli Marco, che è responsabile del mini basket, incrementando anche il discorso dei mini basket. Siamo a Cene, siamo a Pradalunga, ci stiamo
stiamo vedendo per proseguire magari anche nella valle, per fare un discorso anche di crescita anche lì. Insomma, siamo ancora in crescita dal punto di vista proprio, cioè, numerico, e questo sicuramente ci porterà anche, lavorando bene, anche una crescita tecnica e di qualità, insomma. Ecco. Abbiamo detto quasi tutto? Beh, abbiamo detto quasi tutto. L'ultima cosa magari che posso dire sul discorso delle giovanili, che noi sicuramente non siamo quelli che facciamo selezione. La selezione di fatto viene un po' per conto suo, perché poi alla fine i ragazzi ci decidono. Però noi, ecco, noi adesso ci siamo trovati anche a fare negli ultimi campionati sempre almeno due squadre aquilotti piuttosto che esordienti, piuttosto che under 13, proprio perché da noi i ragazzi rimangono finché vogliono e ognuno troverà il suo collocamento, la squadra in cui potrà giocare, in cui potrà dare. Se uno può dare 100, darà 100. Uno può dare o vuol dare 50, avrà comunque la possibilità di fare sport, fino sicuramente alla maggiore età. Ecco, questo è un po' anche l'intento nostro e quello che noi pensiamo dello sport in generale. Insomma. Perfetto, grazie Marco, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a te, un saluto a tutti. Torniamo in studio e andiamo a congedarci. Nema. Abbiamo già detto della differenza delle giovanili tra Italia e Serbia. Cosa ti manca di più della Serbia? Il cibo, vabbè, che anche quello italiano è buonissimo, a me piace, però ci sono delle cose che del cibo serbo che mi sicuramente mancano tantissimo. E poi vabbè, normalmente tutta la mia famiglia, i miei amici serbi, però ormai questo è il sesto anno che sono in Italia, ormai sono abituato. Ma ti sei abituato. Sì. Il prossimo step invece della carriera di Nema Dinčić? Io quest'estate dovrei diventare giocatore libero, senza contratto, quindi non so ancora cosa farò nel mio futuro, so solo che lavorerò fino a fine stagione, poi vedremo quello che succederà. Speriamo di rivederti presto. Auguri per la fine di stagione. Grazie. In modo tale che, soprattutto, che il tuo contributo sia importante per il risultato, che non diciamo, per scaramanzia. Grazie a Nema, in bocca al lupo. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento, come al solito, è per questa volta però tra 15 giorni, perché il martedì di Pasqua non ci saremo. Auguri a tutti voi di buona e serena Pasqua, e soprattutto anche durante il periodo pasquale seguite sempre le nostre squadre sui campi, lo meritano sicuramente. Grazie.